due settimane fa vi avevo parlato di come funziona la codifica JPEG. Detto molto, diciamo, brevemente. Nel registrare questo video, nonostante che io stia indossando il microfono, e non so come dirvelo, ho dimenticato di salvare il file dell'audio. Cioè, quindi io l'ho registrato con l'audio, ma ho chiuso Audition prima di salvarlo. Non me ne sono accorto. E quindi tutto il video sarà con l'audio della presa diretta della telecamera. D'accordo, l'ho ripulito un po', d'accordo, ho utilizzato un po' di cose di Adobe Premiere per cercare di renderlo quanto più buono possibile, ma dal mio punto di vista è una merda. Quindi mi dispiace per questo problema, mi dispiace per questo errore, capita. Però per registrare questo avviso sto utilizzando il nuovo microfono che mi è arrivato oggi. Quindi almeno sapete che nei prossimi video utilizzerò questo nuovo microfono. Sempre che non mi dimentichi di salvare questo file di Audition. Chi lo sa? Godetevi il video. JPEG è un algoritmo di compressione per le immagini con perdita, quindi definito per questo motivo lossy. Questo significa che durante la compressione dei dati vengono persi e i dati persi non possono essere più recuperati durante la decompressione. La stessa cosa avviene con MP3, famosissimo formato audio compresso con perdita. E oggi parliamo di MP3. Il motivo per cui esiste MP3 sono gli stessi che ho presentato due settimane fa per parlare di JPEG. Quindi, se ve lo siete persi, andate a recuperare quel video, anche perché in questo video farò dei riferimenti a molte cose che ho detto in quel video e anche in altri video. Quindi, almeno quello di JPEG andate a recuperare. Allora, prima di iniziare, devo fare una piccola grande disclaimer. MP3 è molto complicato, più complicato di quello che pensavo, e a differenza di JPEG le informazioni su MP3 sono molto tecniche e spesso molto poco dettagliate. Ho dovuto fare una delle ricerche più difficili che ho fatto su questo canale, è uno dei motivi per cui la codifica MP3 è complessa, è perché, e questa cosa io non la sapevo fino ad oggi, o meno fino a quando ho creato il copione per questo video, sono stati presi due algoritmi e messi insieme. Quindi alcune parti di questo algoritmo vanno in parallelo per poi unirsi verso alla fine. Quindi l'approccio che ho deciso di portare in questo video per raccontarvi come funziona dal punto di vista tecnico MP3 è quello di raccontarvi tutti i componenti a uno e poi vi faccio vedere il quadro generale su come questi componenti operano nel loro complesso. Secondo me questa è la strategia migliore, però magari fatemi sapere nei commenti se un diverso approccio si poteva fare. Iniziamo dalle basi. In realtà MP3 sta per MPEG 1 Audio Layer 3. Questo perché inizialmente era pensato come un algoritmo di compressione per gli audio nei video. E in effetti veniva e viene tuttora usato per anche questo motivo, ma poi si è visto che si poteva utilizzare anche come un formato a sé stante. Infatti, se volete vedere uno dei miei primi video in cui vi racconto l'impatto che ebbe MP3, c'è questo qua su Napster che sicuramente vi piacerà. Quindi ritorniamo a noi. Come funziona la codifica MP3? Ripeto, è un macello e io cerco di fare, come al mio solito, del mio meglio. Tutto parte da un segnale digitale che in gergo si chiama PCM, Pulse Code Modulation. Un PCM descrive un suono in maniera molto semplice. Dal punto di vista informatico è un lunghissimo vettore di interi di 16 bit. Ogni intero 16 bit. Quanti valori contiene? Beh, ovviamente ne contiene in base alla lunghezza del suono del brano in questione. Infatti, per questo motivo si ragiona
per numero di valori al secondo. Ognuno di questi valori all'interno del vettore viene definito campione, e molto spesso, soprattutto per quanto riguarda i vecchi CD audio, si usano 44.100 valori, quindi 44.100 campioni ogni secondo. E perché proprio questo valore? Senza andare a scomodare Nyquist e compagnia cantante, semplicemente perché per il nostro orecchio frequenze di campionamento più alto non fanno quasi alcuna differenza. Quindi questo significa che se il nostro segnale audio contiene 44.100 valori per ogni secondo, si dice che il segnale audio è stato campionato a 44.1 kHz. La codifica MP3 opera con 1152 campioni su cui poi vengono applicati tutti i passaggi che vi racconterò. 1152 campioni corrispondono all'incirca a 26 millisecondi di audio. Primo componente di MP3 è il filtraggio polifasico. Non sono sicuro che si traduca in italiano in questa maniera. Penso di sì, perché tutte le referenze che ho studiato, ho letto, che vi lascio alcune tra l'altro anche qui sotto in descrizione, erano in inglese e parlavano di polyphase filter bank. Quindi per me è filtraggio polifasico, poi non lo so. Lo scopo di questo filtraggio è di dividere il segnale originale in sottobande di frequenze. E ora, che significa questa cosa? Se andate a ripescare il mio video su JPEG, abbiamo detto che una funzione può essere scomposta come una somma di funzioni coseno, o più in generale, se parliamo di trasformata di Fourier, di funzioni seno e funzioni coseno. Ognuna di queste funzioni seno e coseno viene chiamata armonica e ognuna di queste armoniche ha una frequenza prestabilita. Una banda di frequenze non è altro che un range di frequenze. Per esempio, mettiamo nello stesso posto tutte le armoniche che vanno da 20 Hz fino a 500 Hz. Poi mettiamo in un altro, diciamo, scatolone tutte quelle frequenze che vanno da 501 Hz fino a 1000 Hz e così via. Ognuno di questi range viene definita banda e ciascuna di queste bande mettiamo quella parte del suono in input che è caratterizzato da queste frequenze. E come si fa questa operazione? Come faccio a scomporre il mio segnale, insomma, di funzioni seno e coseno che appartengono solo ha delle frequenze, un range di frequenze stabilite da me? Vi ricordate quando vi parlavo sempre nel video di JPEG di filtro passa basso e di filtro passa alto? Benissimo. Esistono anche quelli che vengono definiti filtri passa banda, che sono fatti apposta per scartare tutto un range di frequenze e lascia passare solo quelle che a me servono. In MP3 si scompone il segnale in input, quello diciamo PCM, in 32 sottobande prestabilite che vanno da 20 Hz fino a circa 20 kHz. Questo perché l'orecchio umano, nelle migliori condizioni, riesce a percepire suoni in questo range di frequenze, come mostrato in questo grafico. Tra l'altro, più si va in avanti con l'età, e più questo range di frequenze si riduce. Ho trovato questo sito e se imposto 14 kHz, io personalmente il suono che viene messo non lo sento più. Ora, possono essere due cose. O le mie orecchie sono mai andate, oppure le casse, che sono queste qua dello schermo, fanno fatica a riprodurre quel suono, fanno fatica a riprodurre suoni oltre 14 kHz. Oppure si tratta di una combinazione di entrambe, che le mie orecchie siano fottute e le mie casse non sono adeguate. Quindi ascoltate e fatemi sapere se voi lo sentite. Questo processo di suddivisione in bande è utile per dopo. Infatti permette di ridurre la ridondanza temporale del segnale. La riduzione della ridondanza, quando si parla di conversione lossy, è fondamentale, perché elimina informazioni superflue che tra l'altro
L'orecchio umano non percepirebbe comunque, o magari le percepirebbe in maniera molto debole, se proprio le sente. A questo punto, una volta che il segnale viene scomposto in 32 sottobande, viene applicata una DCT, una DCT, come dicevo la volta scorsa, su ognuna di queste bande. E appunto, poiché è introdotto la trasformata discreta del coseno, due settimane fa con JPEG, andate a rivedere perché è la stessa cosa. A questo punto pensate che io stia per dire, una volta calcolate tutte queste trasformate discrete del coseno, facciamo la quantizzazione seguita da una codifica di Hoffman. In effetti è esattamente così. Tuttavia, se ricordate dal video su JPEG, la quantizzazione viene fatta mediante una frazione seguita da un arrotondamento. E la stessa cosa in effetti viene fatta qua. Ma di quanto dobbiamo quantizzare? Se da una parte JPEG, diciamo, avevamo a disposizione delle tabelle prestabilite, in MP3 questi coefficienti di quantizzazione vengono calcolati per ogni finestra di 1152 campioni in ingresso. E quindi non abbiamo delle tabelle prestabilite, le dobbiamo calcolare. E come dobbiamo calcolarle? Qui entra in gioco il cuore pulsante di MP3, una cosa che viene chiamata psicoacustica, che secondo me è meglio che noi ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di MP3, un formato audio che utilizziamo, penso un po' tutti, quotidianamente, ma forse voi non ne conoscete tutti i dettagli. Quindi oggi parliamo di MP3, ma come al solito, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e per supportare il mio lavoro. E inoltre, se vi fa piacere, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Ringrazio tutti coloro che lo hanno fatto e se lo vuoi fare anche tu, il link lo trovi in descrizione. E adesso proseguiamo e continuiamo a parlare di questo modello psicoacustico. Per prima cosa, date un'occhiata a questo grafico. Questo grafico rappresenta cosa sentiamo a quale frequenza. Per sentire un suono di frequenze molto basse, questo suono deve essere molto forte. Il range di frequenze che noi facciamo molta meno fatica a sentire è quello fra 1000 e 5000 Hz. Poi dopo i 20.000 Hz non sentiamo più nulla. Infatti si va in quella cosa che vengono chiamati ultrasuoni. Ovviamente questo è un grafico che rappresenta un essere umano in salute. Come vi dicevo poco fa, questo range con l'età si riduce e si riduce anche con il numero di reparti a cui avete partecipato. E non sto scherzando. Il modello psicoacustico di MP3 tiene in considerazione quello che possiamo sentire a quali frequenze, ma non solo, calcola anche quello che vengono definite le soglie di mascheramento. Cosa sono queste soglie di mascheramento? Questo grafico rappresenta quello che possiamo sentire grazie, diciamo, al nostro hardware, ovvero le orecchie. Tuttavia non è che sentiamo, diciamo, tutto, cioè noi non, o meglio, non è che noi percepiamo tutto, perché un ruolo importante sulla nostra percezione uditiva avviene all'interno del nostro cervello. Ecco perché si chiama modello psicoacustico. Infatti sono stati fatti diversi studi negli anni passati e sono emerse due cose importantissime che, diciamo, sono importanti dal punto di vista di MP3. Se c'è un suono forte, chi si accavalla a un suono più debole, quello più debole noi non lo sentiamo, comunque non lo percepiamo, perché il cervello si focalizzerà sul suono più forte. Quelli più deboli si possono scartare o comunque
possono essere compressi maggiormente. Questo fenomeno si chiama mascheramento temporale, lo facciamo noi sempre. E magari, anzi no magari, e non ce ne accorgiamo. È lo stesso motivo per cui, diciamo, quando dobbiamo scorreggiare in pubblico facciamo finta di fare un colpo di tosse. È la stessa cosa, perché vogliamo che le persone si focalizzino sulla nostra tosse, ma non sul nostro scorreggio. Poi c'è un altro tipo di mascheramento, quello che si basa appunto sulle frequenze del segnale audio. E questo tipo di mascheramento si chiama mascheramento spettrale. Il mascheramento spettrale, che non ha niente a che fare con i Ghostbuster, avviene quando un suono forte rende meno percepibili i suoni vicini in termini di frequenza. Suoni ovviamente in termini di frequenza più deboli. Questo significa, per fare un esempio, che se noi abbiamo un suono molto forte a 1 kHz, questo potrebbe mascherare un suono molto debole a 1.1 kHz. Questo significa che suoni deboli, vicini in frequenza a suoni più forti, possono essere compressi maggiormente, perché non tanto l'orecchio umano, ma il nostro cervello non ce lo fa sentire. E come si fa tutta questa cosa? Si inizia con una trasformata di Fourier. Il risultato della trasformata di Fourier viene suddiviso in bande critiche, intervalli di frequenza in cui il nostro mascheramento è molto efficace. Queste bande rispecchiano la risoluzione dell'udito umano. Questa suddivisione permette al modello psicoacustico di calcolare con molta precisione le soglie di mascheramento, ovvero calcolo una soglia partendo dal nostro modello psicoacustico, tutto quello al di sotto della soglia può essere compresso tantissimo. Ora qualcuno mi potrebbe dire: ma perché facciamo un'altra suddivisione in bande? Non l'avevamo fatta già prima con, come si chiamava, i filtri, il filtraggio polifasico? Sì, ma vi ricordo che MP3 è la fusione di due algoritmi messi insieme. Poi vediamo come tutti questi blocchi funzionano nel loro insieme. Quindi proseguiamo con il mascheramento, perché è molto interessante ed è in effetti parte del cuore di MP3, perché fa parte tutto del modello psicoacustico. Infatti il modello psicoacustico distingue tra componenti tonali, ovvero toni puri, da componenti non tonali, che sono, diciamo, rumore. Le soglie di mascheramento vengono calcolate per ciascuna banda critica. Per farlo, il modello analizza l'intensità e la frequenza di ciascun componente tonale, determinando quanto ciascuno è forte o debole e capire cosa maschera all'interno, sia dal punto di vista temporale che in frequenza. Infatti, per ogni banda critica viene calcolata una soglia di mascheramento. Questa soglia di mascheramento rappresenta il livello minimo di intensità che un suono deve avere per essere percepito in presenza di un altro suono, che potrebbe essere un suono mascherante. Come vi dicevo, c'è una distinzione fra mascheramento tonali e non tonale. Infatti queste due soglie, che sono diverse, vengono integrate per ottenere una soglia globale di mascheramento, che indica il livello a cui sotto i suoni non vengono percepiti, o comunque proprio noi li percepiamo in maniera molto debole. Il modello psicoacustico non va solo quello di trovare queste soglie di mascheramento, fa anche un'altra cosa che ci ritornerà utile tra un po'. Calcola il rapporto segnale-maschera. Tra un po' capire da cosa ci serve. Con le soglie di mascheramento calcolate, è il momento di quantizzare i dati. I coefficienti della DCT, che diciamo abbiamo calcolato prima, vengono quantizzati in base alla loro posizione rispetto alla soglia di mascheramento. In particolare, le frequenze che superano la soglia di mascheramento vengono compresse di meno, invece quelle di sotto vengono compresse maggiormente. Quindi questo vuol dire che vengono quantizzate più pesantemente. Questo processo ottimizza l'uso dei bit disponibili, preservando la qualità sonora. I dati quantizzati poi vengono compressi ulteriormente utilizzando una codifica di Huffman, che già avevo introdotto in questo video. Quindi andate a rivedere. Ora vi devo parlare di un dettaglio che finora vi avevo nascosto,
che è arrivato il momento di introdurre, perché adesso è molto importante. La qualità della compressione MP3 viene stabilita da due fattori: la frequenza di campionamento. In questo video ho supposto che avevamo utilizzato 44.100 Hz, ma potrebbe essere anche di meno, ma di solito si consiglia di utilizzare di meno. Quindi diciamo che si usa questo valore perché quel valore è quello che è stato sempre utilizzato, diciamo, per i CD audio. Però si possono utilizzare valori maggiori e valori inferiori. L'altro fattore che determina la qualità dei file MP3 è quello che si chiama bitrate. Quindi, quanti bit devo utilizzare nella codifica di Huffman per ogni secondo di audio? Di solito in MP3, per garantire una qualità audio come quella dei CD audio, si richiede un bitrate di 128 kilobit al secondo. Questo significa che abbiamo 16 kilobyte, perché divido per 8, giusto? Perché un bit, un byte sono 8 bit, per ogni secondo di audio. Se ci pensate, un secondo di segnale audio che contiene esattamente 44.100 valori, quindi 44.100 campioni per ogni secondo, e che ogni valore è di 2 byte, significa che ogni secondo è di 88.200 byte, quindi 88 kilobyte. Quindi la riduzione è di tanto e siamo a più di 5 volte. Il problema in tutta questa faccenda è che con la codifica di Huffman non possiamo specificare quando deve essere il codice che lui genera. Lui assegna valori brevi a parti che si ripetono più frequentemente e valori più lunghi a parti che si ripetono meno frequentemente. Non c'è alcun modo, non c'è alcuna garanzia che i valori quantizzati della DCT siano, una volta codificati con la codifica di Huffman, lunghi esattamente 128 kilobit se utilizziamo un bit di 128 kilobit. E questo è un problema. E come lo risolviamo? Si fa un ciclo, un'iterazione. Se la codifica di Huffman eccede il numero di bit richiesti dall'utente, allora si rifà la quantizzazione, si comprimono di più le frequenze che sono mascherate. Se neanche quello funziona a raggiungere il target stabilito dall'utente, inizia a quantizzare più pesantemente anche roba che possiamo potenzialmente percepire molto bene. In genere, in MP3, con un bitrate di 128 kilobit per ogni secondo di audio, questo non avviene. È un file MP3 convertito con questo bitrate, percettivamente ci arriva all'orecchio esattamente alla stessa qualità di un CD audio. Inoltre, la quantizzazione fatta in questa maniera potrebbe anche introdurre degli errori che possono essere percepiti. Quindi, per ogni iterazione, diciamo, quando avviene la quantizzazione, si tiene in considerazione quello che vi dicevo poco fa, il rapporto segnale-mascheramento, per garantire che certi artefatti uditivi vengono ridotti al minimo. Cioè, praticamente, quello che succede è che io quantizzo, vado a vedere le soglie calcolate dal mio modello psicoacustico, se va bene faccio la codifica di Huffman, la codifica di Huffman eccede il bitrate, perfetto, riquantizziamo. Però quando faccio questa iterazione vado sempre a ricontrollare il modello psicoacustico delle soglie che mi ha calcolato per vedere se poi quando io ricostruisco il segnale sto introducendo degli suoni che non esistono, tipo magari dei picchi di segnale che non esistevano prima. Ecco fatto! Questo è il segreto dietro a MP3, il processo complesso che combina ingegneria del segnale, psicoacustica e anche informatica. Questo è tutto quello che viene dietro le quinte, dal filtraggio polifasico al modello psicoacustico. Il filtraggio polifasico e il modello psicoacustico vanno in parallelo e poi vengono uniti durante la fase di quantizzazione. Ho preso uno spezzone di 10 secondi di una canzone online che ho trovato di pubblico dominio. L'ho trovata in Wave e l'ho riconvertita con livelli diversi di compressione MP3. Ascoltate e cercate di notare le differenze. We'll be right back.
qui sotto nei commenti a quale bitrate avete iniziato a sentire una degradazione percepibile dell'audio, che io concludo qua questo video. E la concludo in una maniera molto particolare, perché se ci pensate, JPEG ed MP3 sono stati sviluppati sul modello percettivo degli umani, cioè del nostro orecchio. E io mi sono sempre chiesto, essendo anche un fan di Star Trek, che gli alieni riuscirebbero a percepire un MP3, visto che è fatto sul nostro range di frequenze uditive, o senza andare a scomodare Star Trek o magari Star Wars. Gli animali cosa percepiscono? Perché in questo grafico notate che ogni animale ha delle bande uditive diverse. E io mi sono sempre chiesto come un animale potrebbe percepire un MP3. Secondo me non sarà mai uguale al file WAV. Cioè, loro, secondo me, cioè quello che per noi è la stessa cosa, per loro sarà completamente diverso. Per concludere, in questo video ho dovuto saltare diversi dettagli come il bitrate variabile, la riserva di bit, come vengono gestiti i canali stereo e tante altre belle cose. Credo che già questo video sia abbastanza lungo, perché sto registrando da 31 minuti, quindi poi verrà tagliato, non so quanto verrà, e credo che abbia fatto molto di più di quello che si trova in giro. Io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi fino a questo punto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kiro!